Buongiorno ragazzi, studiando per voi, sto studiando per voi, no, veramente sto studiando per me e poi mi aiuta a studiare anche per voi perché qualunque cosa che vado a imparare poi ve la porto, ve la spiego e vediamo. Allora, oggi voglio parlare del cortisolo. Noi, cortisolo, che cos'è? Cortisolo è l'ormone legato allo stress prodotto dalle sue renali. Il cortisolo è stato un po', diciamo, ha preso un bum rap. Un bum rap vuol dire che tanti dicono, ah, questo cortisolo è tremendo, non ci piace quel cortisolo, il cortisolo ci fa ingrassare la pancia, bussa via cortisolo. Ma aspetta, il tuo fisico, non c'è niente di sbagliato del tuo fisico è stato creato perfetto ed è in un perfetto bilanciamento, o dovrebbe essere in perfetto bilanciamento, perché il cortisolo ci aiuta a svegliare la mattina perché abbiamo un picco di cortisolo la mattina per farci risvegliare perché ci dà quel carico energetico. Il cortisolo è un antinfiammatorio importantissimo, ok? Perché quando infiammazione nel corpo, cortisolo, cortisone, Allora, il minuto che noi abbiamo uno stress psicologico, ambientale o fisico o chimico, di solito chimico ambientale è la stessa cosa, il nostro fisico è intossicato o danneggiato o infiammato e il nostro cortisolo è rilasciato proprio per aiutarci a contrabattere questi problemi, perché sono problemi. Allora, quando c'è un'infiammazione nell'intestino, il cortisolo aiuta a contrabattere questa infiammazione. Il problema qual è? È che il cortisolo è legato a un sistema chiamato fight or flight, ok? Quando noi abbiamo fight or flight, vuol dire che atavicamente noi siamo stati programmati per avere momenti di tanta energia. Per esempio, arrivi di fronte a te un pericolo imminente, un tigre con il dente a sciabola, tu devi avere la forza di lottare o fuggire, ok? In quel momento che cosa succede? Il tuo fisico va sul surrenale, produce adrenalina, aumenta la pressione, gli occhi, cioè la visione diventa proprio tunnel vision, che diventi molto concentrato, addirittura ti abbassa l'udito. Ma che cosa succede? Questo ci dà tantissima energia per un breve lasso di tempo che ci serve per salvarci la vita, salvarci la pelle. Il problema è che quell'antico tempo si accendeva questo interruttore, o ammazzavi la tigre o scappavi via dalle tigre, dopodiché si spegneva l'interruttore e tornavi tutto normale, alla calma, alla tranquillità e di conseguenza gli altri processi metabolici. Quello che si è scoperto è che il cortisolo è direttamente legato alla TSH, che sarebbe l'ormone della tiroide, che è legato al tuo metabolismo. Perché? Perché se serve tutta quell'energia, mi serve tutta quell'energia per andare e comunque a lottare contro il tigre, non mi serve di digerire in quel momento, non mi serve i processi metabolici basali perché devo sopravvivere, non devo pensare del status quo a lunga andata, devo pensare al corto termine. E di conseguenza, quando abbiamo stress, che lo stress può essere chimico, lo stress può essere mentale o lo stress può essere anche fisico perché mi lavoro troppo, non dormo bene, eccetera, eccetera, io abbasso il metabolismo. Ok? E proprio sono talmente legati a un'altalena. Ok? Più stress che ho, più si scende il metabolismo, più stress riesco a ridurre, più il metabolismo si alza. C'è proprio un'altalena. Addirittura negli Stati Uniti si stanno parlando che delle persone che hanno, tantissime persone parlano di questo problema delle tiroidi ultimamente. Non è affatto un problema di tiroide, magari è un problema di riflesso su tiroide, perché c'è troppo cortisolo. Ok? Perché non dormi bene, perché non sei sempre stressato, perché magari stai mangiando troppa roba chimica, ok? Le bibite gassate sono piene di conservanti, coloranti, dolcificanti, tutto che è riconosciuto dal nostro fisico come un agente esterno, ok? Quello che non viene dalla natura entra nel nostro corpo, il nostro corpo non sa come agire con questa roba e che cosa succede? Viene magnetizzato come un, diciamo, un danno, un difetto, un agente esterno. Che cosa succede? Chi la deve e quando c'è un agente esterno, come un virus o batterio, comincia l'infiammazione. Ok? L'infiammazione ci dà un picco di che cosa? Diciamolo insieme: cortisolo. Se c'è un picco di cortisolo, che succede? Vuh, scende il metabolismo. E di conseguenza, ragazzi, io vi invito di seguirmi qua perché comunque voglio dire, per abbassare il cortisolo ho diversi prodotti, Ganoderma, che agisce sul sistema nervoso centrale,
ci aiuta a avere un effetto antinfiammatorio, ci aiuta a calmarci, così anti-ansia, così almeno ci aiuta con lo stress, quello psicologico, già qualche cosa. Altri consigli che vi do: di bere tantissima acqua, se possibile da bottiglie di vetro e non di plastica, perché comunque anche la plastica, poi è un altro lungo discorso, non entro su questo merito in questo momento. Vi invito di mangiare tantissime verdure, perché le verdure aiutano proprio abbassare il cortisolo, aiutano specialmente quelle crucifere come il broccolo, cavolfiore, questi che ci aiutano proprio, si chiamano i cruciferi. E l'altra cosa, ragazzi, provate di mangiare naturale, evitiamo le patatine, le schifezze. Magari quando vai a un aperitivo, anziché mangiare le cose colorate che sono piene di conservanti e coloranti, tutta roba riconosciuta nel nostro fisico come un agente esterno e non naturale, di conseguenza cortisolo. Metabolismo basso, cortisolo, metabolismo basso. Ricordate che più cortisolo che ho, più basso il metabolismo, più ingrasso. Dove ingrasserò? Su quelle zone veramente antiestetiche, cioè coscia, pancia, glutei, ok? Allora, è chiaro, cortisolo le possiamo aiutare rilassandoci, mangiando più verdure, ok? Dormendo bene, ok? Provando di non prendere troppo stress, ok? Troppo stress, magari spegnete i cellulari ogni tanto. E proviamo di trovare di nuovo il nostro equilibrio. Bacio, ti vedo alla prossima con tante novità del mondo di Gil. Ciao!